Come voi sapete, gli ultimi dati OCSE dicono che i paesi europei che più investono in formazione sono anche quelli che registrano la minore spesa sulla sanità, per un'ovvia correlazione, perché migliora ovviamente la preparazione delle persone, la qualità della vita, e quindi diminuiscono gli sprechi anche nella sanità. Invece, al di là delle manifestazioni a parole, pare che questo Paese vada in direzione contraria e che non abbia perso l'abitudine di dare vita a dei tagli lineari in quei settori nei quali unici gli altri Paesi europei hanno investito. L'ultimo taglio di 200 milioni è insopportabile, è uno schiaffo nei confronti non del sistema universitario, nei confronti dei giovani, nei confronti del Paese. È il primo esempio di spending review, visto che dobbiamo usare questo termine, perché se in un nostro colloquio non ci infiliamo almeno 5-6 parole inglesi non siamo alla pace, in cui io ho visto che ci sono tutta una serie di segni meno, come è giusto che ci sia perché si tratta di italianismo, è un segno più, guarda caso perfettamente corrispondente alla cifra che è stata tolta al sistema universitario. Voi lo sapete, noi abbiamo ampiamente dato, sempre per primi, cominciamo con gli autotrasportatori, poi ci sono stati tolti i soldi per l'ICI, mi pare che tutti voi sappiate che l'ICI attraverso l'IMU è stata reinserita, ma i soldi se ne sono andati e non ritornano. Sono 3 anni che il nostro sistema ha perso più di 1,5 miliardi. Vorrei che mi spiegaste qual è l'altro comparto dell'intera pubblica amministrazione che viene valutato come viene valutato l'università. Quest'ultima misura, ve lo dico, è insopportabile. Io spero che il sistema reagisca. Noi siamo un'università in cui, come sapete, ci sono i ricercatori che aspettano ancora di essere assunti, e quindi non ho esitazioni a definire quest'ultimo provvedimento antieuropeo, perché va nella direzione opposta rispetto a quelli che sono i criteri europei delle altre nazioni, e anti-italiano per quello che riguarda gli interessi del Paese.